Diverto, non so che fare la domenica. Ci sta, ecco. Posso rubarle due dichiarazioni, certo. Proprio da, direi più da tifoso che insomma, certo, certo. Da detto il lavoro così, ecco. Onestamente la scelta di Donadoni le piace, la convince? Quando si è parlato di Sonny Colomba, lei avrebbe pensato a Roberto come sostituto, o sono altri nomi che... Ma io dai nomi che avevo letto sapevo che era difficile arrivare a Bianneri. Roberto lo conosco perché abbiamo fatto il corso insieme a Colombiano ed è un ragazzo che ha delle idee molto valide, ha fatto bene dove è andato, si è fatto esperienza, addirittura è allenato la nazionale. Io credo che la scelta sia buona, ecco. Indubbiamente buona, l'ho visto anche allenare diverse volte quando era a Livorno, è una persona seria, una persona anche di carattere, anche se magari non sembra perché è un taciturno, però è uno che ha sicuramente anche dei caratteri. È una scelta buona, secondo me. Scelta buona. Ecco, riguardo invece l'esonero di Colomba, penso che la società abbia agito nei tempi, nei modi opportuni, si poteva aspettare, si doveva fare prima. Insomma, indubbiamente il Parma non aveva, diciamo, iniziato un trend così, così buono. Ecco, un attimo. Bene, ma questo è il calcio, no? Quando i risultati, l'anno scorso Colomba è arrivato qua a Parma, il Parma era la canna del gas, ha fatto un miracolo, perché ha veramente fatto un miracolo, ha cambiato completamente l'atteggiamento della squadra, però il calcio è così, quando non vengono risultati poi è normale che possono capitare anche queste cose. Colomba secondo me è un buon allenatore, vede il calcio alla sua maniera, ha una maniera di gestire magari sua particolare, infatti ha dato poco spazio magari a gente che poteva anche provare, anche giovani magari che io ho visto qua nella primavera, ce n'erano alcuni addirittura molto bravi, fra l'altro se lo poteva anche permettere perché insomma la classifica non è mai stata deficitaria o in affanno, è un suo modo di gestire le sue vedute, quindi bisogna rispettarle. Certamente quando non vengono risultati l'allenatore è un uomo solo e siccome non si possono cambiare i giocatori è normale che poi una decisione, tra l'altro poi è normale che quando un allenatore come lui aveva capito che magari la squadra non era, no che non lo seguisse più, ma che c'era magari un po' di scoramento, a quel punto lì lui si è dato la zappa sui piedi e gli ha detto l'allenatore non deve mai darsi la colpa, guarda io ho allenato fino in C e tutte le volte che se c'era qualche problema io ho cercato sempre di non prendermi mai la colpa, anche se delle volte bisogna anche avere rispetto dei tifosi e dire no, abbiamo giocato male, mi assumo la responsabilità, ma no che la colpa è mia, la colpa è di tutti, quindi lì si è dato la zappa sui piedi. Io quando ho letto quelle dichiarazioni ho capito che il destino era segnato, cioè ha pagato per la sua onestà, quindi Nel calcio delle volte è un mondo particolare, è meglio non dire le cose come stanno delle volte, anche se magari delle volte dici cavolo ma qui non mi seguono più, però bisogna continuare, non è che bisogna tirare il remo in barca. Senti, tra i capi d'accusa per Colomba anche l'ostracismo a Crespo, cioè il fatto di non averlo mai tenuto in considerazione. Ma io credo che anche questa sia un handicap che si è andato a cercare lui, perché Crespo è un'istituzione qua a Parma, è un ragazzo, perché io l'ho visto giocare ancora fresco, cioè ancora stimoli. Certamente non è uno che lo puoi far giocare tutte le partite perché gli anni poi contano, però è uno che ti può dare una mano in tante maniere. E tagliandolo fuori così secondo me non è stata una bella cosa,
specialmente anche verso la parte della tifoseria che ama Crespo, ecco. Quindi io avrei agito in una maniera diversa, poi ognuno, per l'amor di Dio, fa le sue scelte, ci mancherebbe altro, però Crespo rimane il fatto che è un'istituzione qua a Parma e va trattato da tale, ecco. Certo. Torniamo invece a Donadoni, pensi che possa esserci la possibilità di aprire un ciclo per lui, perché è un allenatore di nome? Donadoni è un ragazzo che secondo me è ottimo, un'ottima scelta che ha fatto il Parma. È uno che dove è stato ha sempre cercato di impostare le squadre sul gioco, con un approccio propositivo alle partite. Quindi secondo me la scelta, poi ha fatto il corso, abbiamo fatto il corso insieme, ho avuto modo di conoscerlo anche come persona, una persona molto seria, ha anche molto carattere, che ne dicano. E dove è andato ha fatto bene comunque sia, quindi credo che la scelta sia giusta e certamente potrebbe essere anche un cammino più ampio, ecco, per i progetti del Parma, quindi credo che la scelta sia giusta. Ecco, tra le sue doti c'è quella di essere anche un motivatore, magari agli occhi della tigre, come si dice. Ma sai, Donadoni, se lo vedi è uno calmo, però sicuramente è uno che ha carattere, questo te lo posso assicurare. E certamente non vedrai mai un Donadoni come un Sesse Cosmi che sbraita, perché ognuno ha la sua maniera, no? Poi di agire in panchina. L'importante è che durante la settimana motivi la squadra e che riconosca poi le situazioni durante la domenica, durante la partita, e questo sicuramente Donadoni non sa fare. Ecco, oggi ricordavano in conferenza stampa la sua collezione di presidenti un po' particolari che ha collezionato nella sua carriera Donadoni. Come pensi possa essere il rapporto con Ghirardi? Come può costruirsi? Beh, guarda, se io fossi un allenatore e avessi la fortuna di allenare il Parma, un presidente come Ghirardi io credo che non esista da nessuna parte del mondo, cioè credo che sia il massimo per un allenatore giovane che comunque ha avuto le sue esperienze, però che comunque sia è venuto in una piazza dove c'è una società che sicuramente lo proteggerà, è un presidente che sa fare il presidente, quindi sicuramente Ghirardi è una persona squisita, una persona che ha preso anche una certa, ha acquisito una certa, come si può dire, esperienza, no? A livello di Serie A, quindi sicuramente non credo che ci siano problemi, sarebbe una cosa assurda. E anche a te piacerebbe lavorare prima o poi per Ghirardi in qualche modo? Beh, sai, mai dire mai. Io ti ripeto, non ci mancherebbe altro, la società, io amo il Parma, no? Del resto se ho fatto la scelta di venire a vivere qua vuol dire che qualcosa c'è sicuramente, la mia speranza sicuramente è quella un giorno di poter ritornare in famiglia, però questo dipende solo da me. Io ho un lavoro ora che mi impegna tanto, però insomma ora ormai abito qua a Parma da diversi anni, quindi non nego che sarebbe una bella soddisfazione, anche perché insomma ormai le mie esperienze da allenatore me le sono fatte tutte, quindi sarebbe anche bello per me ritornare nell'ambiente dove magari mi sento più a mio agio. Grazie.